Questo video è per farvi ricordare, l'anno scorso a settembre Amazon lanciò tutta una serie di prodotti nuovi, a partire dagli Echo, ha cambiato la forma, l'ha fatta sferica, l'ha fatta un po' più accattivante, poi naturalmente sull'estetica è tutto soggettivo. Dopo tante uscite che poi vi elencherò, qualcuna la stiamo ancora attendendo. Ma prima di dirvi i prodotti che stiamo ancora attendendo, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace, non costa niente, totalmente gratuito, anche l'iscrizione, e perché no, attivare la campanella in modo tale da essere avvertiti ogni qualvolta noi caricheremo un nuovo video. Ma prima di poter andare a vedere tutta una serie di dettagli su questi prodotti, guardatevi la nostra sigla! Vi ricordate il vecchio, tra virgolette, Echo Dot? Una forma tonda, piatta, era un disco volante praticamente. Ecco, Amazon ha rivoluzionato tutto questo per poter inserire una parte audio un po' più potente e corposa. Quindi ci ha dato la possibilità, sia a livello estetico sia a livello funzionale, di avere un prodotto all'avanguardia. Dopodiché ha lanciato anche sul mercato i router con gli Eero 6 e Eero 6 Pro, i quali garantiscono una portata totale su una casa che copre, mi sembra, fino ai 145-150 metri quadri. Non ci sono problemi se per caso tutti i componenti della famiglia si connettono ad internet, cosa che magari con altri si ha un calo del segnale, un po' di buffering e un wifi 6. Per quanto riguarda l'Eero 6 siamo ad un prezzo di 129,90 €. Per la parte Pro siamo a 229,99 €. Dopodiché uscì anche con tutte le varie, i vari upgrade sulla Fire Stick. Ha fatto il Cube, ha fatto la 4K. Insomma, ha fatto sì che tutti quei televisori, anche di ultima generazione o quasi, che avevano la possibilità di essere smart, ma magari non erano molto recenti e quindi lenti, poter fare un upgrade attraverso una chiavetta che collegavate direttamente all'HDMI, l'alimentavate e potevate viaggiare tranquillamente. Andiamo a vedere quello che invece aveva annunciato, ma purtroppo non ho ancora trovato né su Amazon Italia né su Amazon America. Però secondo me è un prodotto che quando uscirà parecchi patiti di prodotti di elettronica vorranno avere, io compreso, e penso anche mio fratello, penso di poter parlare anche a nome di Marco. Marco, poi faccelo sapere anche tu qui sotto nei commenti. Scherzi a parte, sto parlando del Always Home Cam. Si tratta di un drone posto all'interno di una base, tutto forma cubica. Cosa succede? La prima volta che lo accendete si alzerà in volo in casa vostra, mapperà casa vostra, periodicamente, quindi programmandolo, oppure se collegato ad un antifurto che avete in casa, percepisce che c'è stata un'infrazione, partirà per poter andare a vedere che cosa sta succedendo in casa. Tutto questo naturalmente viene collegato ad una telecamera già integrata, ma se voi vorreste prendere il comando per andare a vedere un determinato punto della casa, vi consentirà di fare anche questo. A me questa cosa ha stuzzicato veramente tantissimo la fantasia per quanto riguarda i prodotti di elettronica. È un prodotto che secondo me ha delle grossissime potenzialità. Quando poi ha finito il giro di ispezione, passatemi il termine, tornerà alla propria postazione DAC per poter ricaricare le batterie. Tutto questo in completa autonomia, quindi voi partite e avete sempre la possibilità di tenere sott'occhio la vostra casa. Prezzo annunciato di circa $249,99. Speriamo che a breve esca negli Stati Uniti per poi dopo poter arrivare anche qui in Europa e quindi da noi in Italia. Car Alarm è un dispositivo che si connette alla vostra porta di ispezione OBD2 e vi invierà degli avvisi se per caso qualcuno ha tentato di entrare nella vostra auto oppure è stata mossa o accidentalmente toccata. Anche questo è una grossa novità che per i tempi che ci sono adesso di persone che a volte vi toccano dentro e poi vanno via senza lasciare bigliettini, diciamo che è un grosso vantaggio. Vi arriva la notifica, però poi dovete essere pronti voi a correre giù e vedere cosa è successo. Ma non vi preoccupate, c'è anche un'altra novità.
CarCam è una telecamera ring da poter posizionare sul cruscotto della vostra auto. Si compone di due pezzi, una parte anteriore che riprende tutto ciò che succede davanti al vostro veicolo e una parte posteriore che riprende l'abitacolo, in modo tale che sia quando siete in giro da poter utilizzare come dashcam, sia anche da poter utilizzare quando il veicolo è fermo e fare un'ispezione di ciò che accade. Anche questa si attiva e vi invia delle notifiche se per caso il vostro veicolo viene mosso, trainato, colpito o tentano di rubarvelo. Il prezzo siamo sui 199,99 €. Questi erano tutti i prodotti che ho trovato nella presentazione che era stata fatta l'anno scorso, sempre a settembre, più o meno di questo periodo, e che alcuni sono usciti, altri come questi che ho menzionato purtroppo non sono usciti. Diciamo che quelli che sono usciti comunque hanno subito un grosso upgrade e delle migliorie significative, giustificando anche il prezzo leggermente più elevato. Speriamo che a breve si riesca ad avere notizie un po' più concrete per quanto riguarda questi prodotti, gli ultimi che vi ho presentato. Sono prodotti veramente validi e che possono aiutare, e l'idea focale di Amazon poter introdurre prodotti che vi aiutano nel quotidiano. E questi secondo me sicuramente lo fanno. Detto questo ragazzi, vi lascio qui sotto il link in descrizione dei prodotti che hanno subito questo upgrade, quindi i famosi Echo, piuttosto che il router ed altri prodotti che possono interessare sia persone che già hanno prodotti in casa, sia i neofiti che magari vogliono approcciare a questo mondo. E noi della TuttoTech, se volete, vi possiamo aiutare per le installazioni e per la presentazione di tutta la gamma di prodotti, visto che abbiamo fatto parecchi video su tanti prodotti di domotica. Per questo video è tutto ragazzi, al prossimo, ciao!